Io credevo che fossi un cripto bro. Credevi che fossi un cripto bro? Sì, beh, non lo so, un gigolò molto costoso. Io sono costoso. È una sedia robusta. Davvero? Scusami. È una giornataccia. Per favore, scendi da lì. Io sto bene così, grazie. Mi nervosisci seduta così vicino al bordo. Per favore. Ciliegina sulla torta, eh? Io sto bene. Sì, certo. Una volta ho letto che le ciliegie al maraschino restano nello stomaco per 7 anni. O fanno venire il cancro, non mi ricordo. Non la sapevo, questa cosa. Forse me la sono inventata. Comunque, fanno proprio schifo. Sì, decisamente. Allora, che è successo? Scusa? Qual era il motivo? Non volevo guardare, ma... è per una donna? O un uomo. È per una sedia, non è vero? Sì. A che piano abiti? Prima tu. Ultimo piano, vicino a mia sorella e suo marito. Wow. E che lavoro fai? Neurochirurgo. Ti fa ridere? Oh, signore, dici sul serio? Sì. Oh, davvero? Oh, wow. Mio Dio! Aspetta, scusami, no, scusami tanto, scusami, hai passato troppo tempo sui libri, perché io rida così? Sono pessima, scusami, io credevo che fossi un cripto bro. Credevi che fossi un cripto bro? Sì, beh, non lo so, un gigolò molto costoso. Io sono costoso. Te lo puoi scordare il bacio in bocca. Oh. Perché non ti ho mai vista prima? Perché non mi è mai servita la chirurgia al cervello. Ma anche perché non abito qui, quindi... Ti sei introdotta nel mio edificio. Hai una vista bellissima. Concordo. Come ti chiami? Lily. E tu? Ryle. Ryle come? Kincaid. Te lo sei appena inventato. Perché mi dovrei inventare il cognome? Il tuo cognome qual è? D'accordo, d'accordo, dai, lasciamo perdere. Ti ho solo chiesto il tuo cognome. No, è stato un piacere conoscerti, grazie. Ok, sarebbe educato da parte tua dirmi il tuo cognome. Guarda che non ti stalkerò. No, è solo che è davvero imbarazzante. Qual è? Bloom. Tu ti chiami Lily Bloom? Sì, e purtroppo c'è anche di peggio. Non ci credo, non è possibile. Sì, no, è così. Peggio di Lily Bloom. Non mi va di parlarne, perché è una cosa molto imbarazzante. Sono ossessionata dai fiori. Sì, sto per aprire il mio primo negozio di fiori. Sì, è il sogno di una vita. Dai, smettila, te l'ho detto. No, Lily Bloom, la fioraia. No, non sembra inventato per niente. Ehi, puoi sempre usare il tuo secondo nome se non funziona. No, Violet. Fidati. Petunia. No, basta. Allora, Gelsomina. No. Iris. Blossom. Bocciolo, i tuoi genitori ti odiano. Beh, non lo sapremo mai, per certo, perché mio padre è morto lunedì, quindi... in realtà è per questo che sono venuta qua su. Per piangere e per conoscere un ricco neurochirurgo. Ecco. Mi dispiace. Sarei potuta tornare
per vederlo prima che morisse. Non l'ho fatto. Accidenti. Già. La verità nuda e cruda non sempre è bella. Ho visto morire un bambino stasera. Aveva solo 6 anni. Il fratello ha trovato una pistola in camera dei genitori e ha sparato per errore. Ho provato di tutto. Nessuno dovrebbe. Non oso immaginare il trauma del bambino che è rimasto. La sua vita sarà distrutta. Ecco che succederà. Thank you.